angolo di Piazza Vittoria a Roma campeggia la Porta Alchemica, che secondo la leggenda conserva il segreto della pietra filosofale, un posto magico per perdersi nella magia. Nel colorato e multietnico quartiere Esquilino c'è la Porta Alchemica, simbolo dell'alchimia occidentale e unica superstite tra le cinque porte di Villa Palombara. Essa viene considerata come la più alta testimonianza della tradizione magico-alchemica europea e si dice appunto che conservi il segreto della pietra filosofale. Detta anche porta magica, porta ermetica o porta dei cieli, è una struttura in pietra con diverse iscrizioni di carattere esoterico ed iniziatico ed è l'unico resto dell'antica Villa Palombara edificata nella seconda metà del 600 dal marchese di Pietraforte, Massimiliano Palombara, appassionato d'esoterismo ed alchimia e frequentatore della corte di Cristina di Svezia. Il monumento originariamente era uno dei cinque ingressi esterni della villa, che il marchese aveva fatto incidere con simboli alchemici, al fine di attirare l'attenzione di chi potesse decifrarne i segreti. Attualmente il portale, che è murato e circondato da una recinzione, ha due serie di tre simboli planetari, ciascuno associato ad un metallo e ad un criptico motto. In alto, invece, c'è un disegno con due triangoli sovrapposti che vanno a formare una stella di Davide unita ad ulteriori simboli. Si dice che nella realizzazione di questa porta fu importante la presenza della regina Cristina di Svezia, personaggio controverso e continua fonte di scandalo nella Roma seicentesca. L'attuale posizione della Porta Alchemica non è comunque quella originale, dato che la Villa Palombara sorgeva poco più in là, tra la Via Gregoriana e il lungo rettilineo di quella che era la Via Felice, la strada voluta da Sisto V che congiungeva Santa Croce in Gerusalemme con Trinità dei Monti. La leggenda narra di un pellegrino misterioso, probabilmente Francesco Giuseppe Borri, che, ospitato nella villa del Marchese per diversi giorni, ha cercato di trasmutare una sostanza inerte in oro. L'ultimo giorno fu visto sparire attraverso la porta magica, lasciando dietro di sé una pagliuzza d'oro e delle formule alchemiche. Si dice poi che le iscrizioni siano state ispirate da un pellegrino trovato una mattina nel giardino della villa mentre cercava una pianta capace di produrre l'oro. Capendo le sue doti d'alchimista, il marchese di Palombara lo aveva invitato nel suo laboratorio. La mattina seguente, però, il misterioso pellegrino era scomparso, lasciando alle sue spalle dell'oro purissimo ed una serie di appunti pieni di quei simboli ermetici poi scolpiti nella villa. Il marchese avrebbe deciso così di far incidere quegli sconosciuti simboli sui frontoni e sulle cornici delle porte della sua villa, come istruzioni per la realizzazione della pietra filosofale. Incisi sulla Porta Alchemica possono essere rintracciati tra le illustrazioni dei libri di alchimia e filosofia esoterica che circolavano verso la seconda metà del 600 e che presumibilmente erano in possesso del marchese Palombara. In particolare il disegno sul frontone della Porta Alchemica con i due triangoli sovrapposti e l'iscrizione in latino compare quasi esattamente uguale sul frontespizio del libro allegorico Aureum Seculum Redivivum di Enricus Madatanus. Il frontespizio dell'edizione originale del 1621 è molto diverso. Infatti, il disegno a cui si ispirò il Palombara compare esattamente solo nell'edizione postuma del 1677. Sul frontone della Porta Alchemica è rappresentato in una patacca il sigillo di Davide, circoscritto da un cerchio con iscrizione in latino, con la punta superiore occupata da una croce collegata ad un cerchio interno e la punta inferiore dell'esagramma occupata da un oculus, il simbolo alchemico del sole e dell'oro. Il fregio rappresenta un simbolo di Rosa Croce, riportato in molti testi del 600. Il triangolo con l'oculus è molto simile ad un analogo simbolo di una piramide con la punta occhiuta, che compare sulle banconote statunitensi da un dollaro, fra l'altro accompagnato da una scritta in latino. La specifica piramide usata nel simbolo americano è tratta da Piramidografia, un volume pubblicato nel 1646 a Londra, da John Greaves dopo un viaggio in Egitto. Tale simbologia fu adottata dagli Illuminati di Baviera, che nacquero circa 100 anni dopo la pubblicazione del testo esoterico in Germania del 1677. Sia gli Illuminati sia la simbologia della banconota da un dollaro alimentano tutta una corrente di ipotesi sulla teoria del complotto.